Ottimo Poracci che avete riconosciuto Fable 3 dalla puzza. Il più veloce è stato Leonardo, mentre le risposte creative, anche questa volta, mi hanno piegato in due. The Elder Farts 8, Fart Cry, Farting Simulator 2019, Kingdom Fart Deliverance. Bravo anche Livio che ha riconosciuto pure l'autore, Pietro Molinello. World of Warfart, Eternal Fartness e anche la top citazione macciana di Pippo Baudog che ci ricorda quanto era bello il trailer di Natale al cesso. Bene, bene, ma bando alle ciance. Nuovo round di solo risposte sbagliate. Di che gioco si tratta? Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche se c'è carenza di microcondensatori. Questa sarà una puntata ricchissima, mica come quella ciofeca di ieri. Parleremo finalmente del reveal ufficiale di Multiversus, dei record di vendita di Nintendo e di un gioco in particolare, e di un'affermazione di Phil Spencer che secondo me rischia di spaccare in due l'industria. Una puntata da brividi, gli stessi che proveranno le alte sfere di YouTube quando si renderanno conto che la piattaforma è stata conquistata dall'armata poraccia. Quindi unitevi alla rivoluzione non violenta lasciando un like e iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche. In descrizione poi trovate il link al Patreon, il Patreon dei Poracci, che decidono di finanziare direttamente la realizzazione di questi video. Io ho detto tutto, voi non avete ascoltato niente? Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Nintendo ha dato il via alla nuova corposa ondata di sconti su Nintendo eShop, ma sapete che c'è? Non mi sembra niente di che. Purtroppo non ho avuto tutto il tempo necessario per spulciarli per bene, quindi magari ne parleremo in modo approfondito in un prossimo video. Però, a parte i soliti nomi noti, con sconti che non fanno gridare al miracolo, non c'è nulla di nuovo sul fronte eShop. Quello che vi posso consigliare però è di entrare nel gruppo delle offerte poracce, perché oggi sono partite delle segnalazioni assurde su edizioni fisiche a prezzi stracciati. Tanta roba Switch, ma anche candidati al GOTY 2021. Io ve l'ho detto. Arrivano su Switch due aggiornamenti improvvisi. Il primo è l'aggiornamento di Mario Kart Live, lo spin-off di Mario Kart con i modellini in realtà aumentata. La nuova patch aggiunge un bel po' di cose, anche se fuori tempo massimo. Non credo ci sia ancora molto interesse intorno al gioco. Comunque da oggi potrete giocare in co-op con lo split screen. Ci sarà una nuova modalità multiplayer a turni, un nuovo trofeo con tanto di nuovi ambienti e gate, e anche nuovi elementi di personalizzazione. L'altro gioco che si aggiorna è Baba Is You, capolavoro indie che metterà a dura prova le vostre capacità logiche. Con questa update viene introdotto l'editor dei livelli. Baba Make Level è completamente gratuito e presenta anche una funzione di condivisione delle proprie creazioni con gli altri utenti. Se non l'avete ancora fatto, recuperatelo assolutamente. Continua l'ottima ricezione di Infinite da parte dei fan di Halo, che stanno spolpando per bene la beta del multiplayer. Ottimo anche il supporto di 343 Industries, che si è dimostrata aperta al dialogo con la community. Infatti lo studio si è preso carico di modificare entro il fine settimana il sistema di progressione del Battle Pass, ritenuto da molti utenti troppo lento perché ancorato a specifiche sfide. Vi ricordo che la beta è completamente gratuita e disponibile anche su PC via Steam. Inoltre si chiama beta, ma in realtà è la versione finale del comparto multiplayer che verrà lanciato ufficialmente a inizio dicembre e chi gioca oggi potrà portare sulla versione definitiva tutti i suoi progressi. Quindi ancora complimenti a Microsoft e a 343 Industries per aver sfruttato al meglio l'anno aggiuntivo di lavorazione su Halo Infinite. Ma passiamo alle notizie del giorno. Dopo settimane di speculazione, dove abbiamo seguito i rumors passo dopo passo, finalmente abbiamo la conferma ufficiale. Multiversus, il clone di Super Smash Bros. Ad opera di Warner Bros. Esiste. E ho anche due notizie, una buona, l'altra decisamente meno buona. Allora partiamo dalla nota positiva: il gioco sembra una figata. Multiversus sarà un free to play, è vero, ma a guardarlo non sembra affatto una produzione minore. Sembra che Warner Bros. Abbia investito parecchi soldi in questo progetto. L'art style è parecchio ispirato e lo stile cartunoso si adatta bene a tutti i lottatori, anche a quelli che rischiavano di stonare all'interno di un cast così eccentrico. Le animazioni sono ottime, gli stage coloratissimi e l'azione di gioco bella fluida. Il cast, proprio come preannunciavano i leak, è
completamente fuori di testa e molto deve essere ancora svelato, ma a ulteriore conferma delle indiscrezioni emerse nell'ultimo mese, si tratterà di una rivisitazione di un fighting game a piattaforme con un accento in particolare sugli scontri tag team. Ovviamente anche l'online rivestirà un ruolo fondamentale e gli sviluppatori, Player First Games, al loro debutto, hanno garantito che è stata posta estrema attenzione nel creare un netcode in grado di fornire un'esperienza online ottimale. La brutta notizia? Beh, Multiversus non uscirà per Switch. Perché? Proprio una scelta senza senso, considerando quanto la fanbase sia in cerca di un clone di Smash e di come l'estetica cartoon possa attirare una demografica giovane in linea con l'età media dell'utenza Switch. Se proprio devo trovare un motivo, forse ci sono stati problemi con l'online? Magari gli sviluppatori non sono riusciti a garantire un'esperienza adeguata a causa delle limitazioni delle infrastrutture Nintendo. Non so, questo è l'unico motivo che mi viene in mente. Il gioco rimane previsto per il 2022. Voi cosa ne pensate? Multiversus ha un buon potenziale o Smash non si batte? Ora torniamo ad analizzare i dati di vendita in Giappone, perché ci possono dire tanto sul mercato videoludico e sulla sua evoluzione, ma parlano anche delle differenze nette tra Occidente e Oriente. Se si confrontano le classifiche di vendita della settimana appena terminata tra Giappone e UK, sembra di trovarsi di fronte a due mondi completamente diversi. Nella terra del Sol Levante, Shin Megami Tensei ha avuto un debutto folgorante con ben 143.247 copie vendute, un risultato niente male. A seguire, le posizioni alte sono occupate da Mario Party, l'espansione per l'MMO Dragon Quest X e Ring Fit Adventures, e a parte Call of Duty Vanguard al sesto posto, tutti gli altri giochi sono su Nintendo Switch. Stesso discorso vale anche per le console, dove i tre modelli di Switch dominano incontrastati sul podio, staccando di netto PlayStation 5. Sono due i dati molto interessanti. Il primo è che OLED sta vendendo ancora molto meno rispetto a Switch base, e credo che c'entri la scarsa disponibilità dell'hardware. Il secondo è che, come dicevamo ieri, Serie S sta vendendo parecchio anche in un mercato ostico come quello giapponese. La piccolina di casa Microsoft ha piazzato quasi la metà di PS5 vendute durante la settimana, un piccolo record per la casa di Redmond. E poi guardate anche quanto poco vendono sia Serie X che la Digital Edition di PlayStation 5. Anche qui avrà influito sicuramente la mancanza di microcondizionatori. Sì, microcondizionatori. Ma lo stacco rimane comunque netto e invertito tra i due brand. A parità di potenza il pubblico preferisce l'hardware più costoso di PlayStation, mentre la comodità del digitale di Serie S vince a mani basse sulla potenza bruta di Serie X. Voi cosa ne pensate di questi dati? E chiudiamo con una dichiarazione di Phil Spencer che per me ha dell'epocale. Rappresenta un'apertura importante da uno dei big del settore e allo stesso tempo è anche un grandissimo guanto di sfida a Nintendo, e non solo. Durante l'ennesima intervista rilasciata in occasione delle celebrazioni del 20° anniversario di Xbox, Spencer si è ritrovato a parlare sulle pagine di Axios.com di un tema importante come quello della preservazione videoludica, ed ha lanciato un appello estendendolo a tutta l'industria. Spencer ha dichiarato: "La mia speranza, e per ora non c'è altro modo di definirla, è che come un'industria potremmo lavorare su un'emulazione legale capace di garantire agli hardware moderni di far girare qualsiasi tipo di vecchio eseguibile, sempre nei limiti del possibile, in modo che chiunque possa giocare qualsiasi gioco." E poi ha aggiunto che crede che questa sia veramente la strada da seguire. Alla fine penso che se dicessimo: "Ehi, tutti dovrebbero poter essere in grado di comprare un qualsiasi gioco o possedere un qualsiasi gioco e continuare a giocarci", beh, questa diventerebbe come una grande stella polare per tutta l'industria, la direzione da seguire. Sappiamo degli sforzi di Microsoft che ha fatto della retrocompatibilità estesa uno dei suoi principali cavalli di battaglia degli ultimi anni, ed è proprio di questi giorni la notizia che la retrocompatibilità di Xbox è stata estesa a più di 70 nuovi vecchi titoli. C'è veramente la volontà di pensare all'emulazione legale come parte integrante dell'industria? È possibile immaginare un futuro dove grandi publisher come Nintendo permettano agli utenti di usufruire di vecchie glorie del passato senza il bisogno di monetizzarci costantemente sopra?
Le parole di Phil Spencer non sono da sottovalutare e sebbene ci troviamo ancora distanti da un cambiamento così epocale, non dimenticatevi che il mercato muta e molto in fretta. Vi sareste immaginati, non lo so, solo 5 anni fa, una tale predominanza del digitale sul fisico e anche il successo di un modello come quello del Game Pass? Voi come vi immaginate il futuro dell'industria? E questo però c'era tutto per oggi. Vi ringrazio enormemente per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nella sezione dei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Come al solito non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi riposatevi, nerdate duro, poi riposatevi di nuovo, ma intanto fate sempre bravi. Io sono il Poro Multi, Michele Versus, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Poracci, bentornati o benvenuti. Poracci.